internazionali, sia per il premio di esecuzione pianistica Antonio Napolitano che per il concorso a categorie. Pianisti importanti che arrivano da tutto il mondo, un po' come i giovani talenti che si confronteranno qua a Salerno dal 25 al 30. Sì, quest'anno come al solito dobbiamo dire siamo pieni di iscrizioni, specialmente provenienti dall'estero. Per il concorso a categoria che dovrebbe comprendere quindi locali, invece ci muoviamo sia dai 9 anni in poi fino ai 29 anni con pianisti provenienti anche dalla Russia, dal Giappone, dalla Corea, dalla Cina. Quindi diciamo che quest'anno anche il concorso è veramente internazionale. Poi a parte il premio di esecuzione intitolato a Napolitano, che conta 20 pianisti che sono anche pianisti di successo, quindi sono pianisti già affermati, non c'è il limite di età previsto per quella categoria. Nomi d'eccellenza anche per la commissione? Nomi d'eccellenza, Yablonskaya per quanto riguarda la commissaria che proviene dalla Russia, Aki Kuroda per il commissario del Giappone, Pasquale Iannone, un'eccellenza italiana che viene dalla Puglia, poi c'è Costantino Catena, il nostro rappresentante salernitano, insomma, e poi c'è il concorso a categorie che comprende il nostro ex vincitore, l'unico vincitore in 14 anni, 15 anni di edizioni del premio di esecuzione pianistica, Pietro Gatto, che è stato il nostro vincitore per un anno e che quest'anno sarà in commissione per il concorso a categorie. Chiaramente anche altri, però diciamo che c'è un altro salernitano anche d'eccellenza, Salvatore Giannella, che è un pianista che siamo abituati a conoscere, e quindi diciamo una commissione veramente d'eccellenza. Salerno, capitale del pianismo internazionale, il prossimo 30 giugno il Teatro Verdi ospiterà i più bravi pianisti che giungono da tutto il mondo, quindi Salerno si attesta sempre di più come una città della cultura. Assolutamente sì, lo abbiamo fatto negli scorsi anni, anche quest'anno abbiamo rinnovato il nostro appoggio a questa manifestazione che porterà in città, come lei diceva, tanti pianisti, una manifestazione di respiro internazionale, siamo su riviste internazionali che propagano il nome di Salerno, quindi siamo davvero soddisfatti. È una delle tante iniziative che abbiamo nel nostro cartellone estivo, e che credo abbia anche un appeal importante dal punto di vista turistico. Noi puntiamo sempre a un turismo di qualità, un turismo culturale, credo che questa manifestazione si innesti in maniera perfetta in questo programma, quindi siamo davvero contenti, complimenti agli organizzatori, a Tonia Wilburger, al conservatorio che dà una mano, anche questa è una componente importante, questa partnership col conservatorio, quindi il coinvolgimento dei ragazzi, insomma credo che davvero ci siano tutti gli ingredienti per una bella manifestazione, per un bel evento che qualifichi sempre di più l'offerta di Salerno.